Amici di Gossip News, ben ritrovati, io sono Nate, questa nuovissima pillolissima di Gossip. Elio Servo, simpaticissimo, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne, in questi giorni sta facendo parlare di sé, e non poco, va via come il pane. Prima di andare a vedere nel dettaglio quale lavoro svolge in realtà Super Elio Servo, vediamo cos'è successo e come si è arrivati a questo punto. Bene, innanzitutto il cavaliere aveva iniziato frequentando Paola, la Super Paola, la donna più pacata del mondo, no, dopo Carla, ovviamente, anche se le cose tra loro non sono andate poi molto bene. Vi ricordo, c'è la storia che lui è intollerante al burro, lei ha mangiato il burro e noi, apriti cielo, mamma mia, vabbè. E io in seguito ho ricontattato Gemma, che stava frequentando inizialmente, però ha nuovamente detto che per lui si tratta soltanto di un'amicizia, e voi sapete che a Gemma Galgani dell'amicizia non gliene può frega de meno. Ovviamente questa cosa ha fatto scatenare le polemiche, e in questo caso ci sta anche, perché non è che si va a Uomini e Donne per fare amicizia, ecco, diciamolo. Infatti Tina Cipollari ha detto che Elio sta prendendo in giro Gemma, che è molto presa da lui sentimentalmente, ma la domanda è: ma da chi non è mai presa sentimentalmente Gemma Galgani? Da chi? Vabbè. Mentre lui la contatta, poi si tira indietro, com'è che si dice, tira il sasso, poi nasconde il braccio, dicendo che c'è solo amicizia, ma neanche la famosa amicizia speciale coniata, termine coniato da Elisabetta Gregoraci ai tempi del Grande Fratello, no? L'amicizia speciale ci sta qualche baccetto, invece no, qua proprio amicizia pura, vabbè. Praticamente l'ha frenzonata, ecco. E gli ho respinto le accuse, però. No, spiegando che in realtà, se avesse voluto davvero prendere in giro Gemma, ovvero stare a Uomini di Onore per visibilità, si sarebbe comportato come tutti gli altri cavalieri che sono andati a corteggiarla, ovvero allungando il brodo, tirando il camperlaia e tutti i luoghi comuni che vi vengono in mente. E sto caso c'ha anche ragione. In seguito poi Elio ha parlato della sua situazione economica, che sembra essere molto rosea. Il cavaliere si è definito un benestante, nel senso che sta bene, no? Allora sarei anch'io benestante, sto bene, va bene. Come stai? Stai bene? Allora sei benestante. No, non funziona così. Ma anche in questo caso le opinioni si hanno dubitato, credendo che lo faccia solo per attrarre le dame. Mamma mia, che livelli bassi, amici miei, che livelli... Se fosse... Ma anche solo il fatto che uno lo possa pensare, mamma mia, questi benedetti soldi, anzi questi maledetti soldi, vabbè. A questo punto si è scatenata ovviamente la curiosità anche da parte del pubblico, anche da parte del web e anche da parte del mio gatto, che stiamo cercando tutti di capire quale lavoro svolge Elio e se davvero ha tutti questi soldi. Ebbene, quello che abbiamo scoperto con certezza è che Elio, Servo, è amministratore unico della Oil Company SRL, che è una filiale italiana dell'omonima azienda, ovvero Oil Company Mondo, che è nata negli Stati Uniti negli anni 60, quindi una storica azienda. Avendo un ruolo così importante all'interno dell'azienda, è piuttosto chiaro, lampante, evidente che i suoi guadagni possono essere significativi. Beh, un amministratore unico non piglia certo 500 euro al mese, e che sia dovuto a questo la ricchezza di cui Elio ha parlato del dating show di Maria De Filippi. Beh, comunque, se vogliamo pensarci, c'è stato molto di peggio, Uomini e Donne. Vi ricordate quello? Io ho la casa con 64 stanze, io ho le macchine, io ho le ville, io ho... Perlomeno lui ha detto sono benestante, punto. Cioè, non è neanche che se l'è tirata più di tanto, Quindi io spezzerei anche una piccola lancetta a suo favore. Comunque, la sua azienda, nello specifico, produce, la Oil Company SRL, produce serbatoi fissi e mobili sia in Italia che in Europa, nel campo petrolifero ed in quello dedicato all'impiantistica industriale. Ergo, se domani mattina vi svegliate e dite mi andrebbe un serbatoio fisso e non sapete dove andare a prendere, non andate all'IKEA, contattate Elio Servo che ve lo recupera. Poi magari se dite che seguite Uomini non avete anche il buono sconto, non lo so. Vabbè, la sua azienda, già detto. Elio ha raccontato anche di essere conosciuto in Italia, ma anche fuori dall'Italia nel suo campo, ma comunque non è che si hanno notizie di altri fatti, di altre proprietà in suo possesso o altre cose del genere. Vabbè, ovviamente essendo una multinazionale si presume che avrà amicizie anche fuori dall'Italia, non è che ci vuole molto, voglio dire. Vabbè, dicevo, mi sono perso, eccoci qua. Intanto Servo è finito al centro dell'attenzione anche per via delle sue intolleranze alimentari, che hanno causato polemiche, non poche polemiche, con le dame.
Bene, per chi non lo sapesse, sappiate che Elio Servo non ama la ricotta, è allergico al burro, quindi se voi uscite a cena con lui e vi fate un bel panino col burro spalmato, sappiate che si offende. Non capisco per cosa c'è da offendersi. Ah, perché lui dice, perché dopo se te mangi il burro, automaticamente non ci possiamo baciare. Quindi, se uscite con lui in amicizia, cosa che lui vuole fare, non c'è problema. Quindi, se esce con Gemma Galgani, con la quale non vuole cipi cipi bau bau, quindi Gemma Galgani può strafogarsi di burro e di ricotta finché vuole, però uscendo con Paola, con la quale lui pensava di darsi un bacino o almeno questa linguettina, no? Farci qualcosa, e niente, niente, no, perché col burro poi compatibilità, eccetera, eccetera. Vabbè, vabbè. Comunque, a questo punto il video sarebbe finito, quindi la domanda è sorge spontanea. Prima sentiamo cosa ne pensa il mio gatto, anche se l'avevo già interpellato, sentiamo cosa da dire. Sì, gatto, è la terza volta che ti chiamo oggi. Sì, sta calmo, che straordinario. E già ti faccio un piacere. Vabbè, comunque veniamo al punto, qua, al punto della fazenda. Cosa ne pensi di Elio Servo? Nel senso, tra lui, sai, no, che sto litigando come non ci fosse domani con Dino Cipollari. Da che parte stai? Dalla parte di Tini. Interessante. Ok, come sei riuscito a dare una risposta per la quale non ti si può dire niente. Ok, tu tifi per Tini. Vabbè, a questo punto devo mettere giù perché hai sparato minchiata. Va bene, ciao. Mio gatto non vuole prendere un campo, quindi lui è stato dalla parte di Tini. Io, se mi consentite, prima di chiudere, vorrei dirvi. Lo so, l'ho già detto in un video qualche giorno fa, che sinceramente queste puntate di Uomini e Donne parliamo di Tina Cipollari, no? La quale ce l'ha. Non ho capito perché poi ce l'ha così a morte con questo Elio. Cosa gli ha fatto? Forse perché è l'unico che magari gli ha controbattuto, gli ha ribattuto. Però, raga, io ho sentito Dino Cipollari dare del pezzo lì, cioè, offese che, voglio dire, altro che querela, hai voglia Maria De Filippi dopo dire no, ma forse è il caso di non disturbare i tribunali, di non sobbarcarli di lavoro. Oh, raga, se uno va in televisione, e in televisione, ovvero di fronte a milioni di italiani, ti fai offendere brutalmente, dandogli del pezzo di e anche altre cose, sinceramente, anch'io non so se riuscirei a mantenermi calmo. Quindi, in questo caso, voglio dire, Elio può avere torto, può avere ragione, non me ne frega niente, però sa di fatto che anche se avesse torto, Tina Cipollari, calmati, calmati, anche perché poi ti sale la pressione e diventa un problema, mamma mia. Comunque, raga, ultimamente Uomini non è, sbaglio o ogni giorno superano sempre di più l'asticella, eh? Non so fino a quando arriveremo a un giorno dove si meneranno, oh, e si Pier Silvio Berlusconi, muto, eh? Mamma mia, gli ha fatto il cazzatone al Grande Fratello, a Signorini, perché? È troppo trash, troppe parolacce. E qua, niente, niente. Uomini e donne non si tocca, Maria De Filippi non si tocca. Comunque, la domanda che vi faccio è, lo sapete già, lo immaginate, siete dalla parte di Elio Servo? Siete dalla parte di Tina Cipollari? O siete dalla parte dello zio Nat? Fatemelo sapere questo con un commento, mi raccomando, commentate come non ci fosse domani, perché adesso sapete, mettete like, cliccate, condividete, iscrivetevi al canale. Mi raccomando, questi like, aiutate. Dimmi con questi like che vanno bene, vanno bene, fanno bene, fanno bene. Sono come un'aspirina, un like al giorno leva il medico di torno, è una roba del genere. Per il resto, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!